Il 26 marzo del 2018 era arrivata, con le prime luci del mattino, la notizia che aveva lasciato il senza parole. Fabrizio Frizzi era morto, in seguito ad una emorragia cerebrale. A dare l'annuncio una nota firmata dalla moglie, dal fratello Fabio e dai familiari: grazie Fabrizio per tutto l'amore che ci hai donato. Con Fabrizio se ne va un pezzo di noi, della nostra storia, del nostro quotidiano. Da lì era iniziata la seconda vita di Bella. Sì, 1,72 cm di altezza per 51 kg di peso, ma con una grande voglia di lavorare nel mondo della comunicazione. Così, tra una passerella e un programma TV, nel 2001 arriva un secondo posto e la fascia di Miss Deborah a Miss. Nel 2004, dopo alcune collaborazioni con vari quotidiani, aveva iniziato a fare la giornalista per Sky TG24, per poi passare alle conduzioni di importanti programmi. Continua dopo la foto un percorso in ascesa che, di pari passo, ha camminato con il dolore, perché quello tra lei e Fabrizio Frizzi è stato un amore travolgente, una seconda possibilità di essere felice, dopo la fine del rapporto con Rita Dalla Chiesa. Voci, chiacchiericcio su una presunta crisi di mezza età, che poi si è trasformato nell'amore di una vita. Dodici anni di fidanzamento, un matrimonio semplice nella chiesa sotto casa e con il ricevimento per pochi intimi in un giardino. Continua dopo la foto un amore che pensava di non conoscere più. E, se dopo tre anni è una parola che ancora non è solida nella sua mente, nel suo vocabolario è entrata la parola serenità. Ne è un esempio l'ultima foto scattata su Instagram mentre è abbracciata a uno dei suoi adorati cavalli con un sorriso che non ha bisogno di commenti. Continua dopo la foto, leggi anche Lod Position in text, ma che, in parecchi, hanno sentito il bisogno di commentare, tra cui Rita Dalla Chiesa, ex moglie di Fabrizio Frizzi, che lascia una sfilza di cuori rossi per esprimere la sua partecipazione al sorriso della donna. Una passione, quella per i cavalli, che Carlotta condivide con la figlia Stella, 7 anni, di cui Carlotta ama parlare sui social e che ritrae spesso nella semplicità della loro nuova vita quotidiana. Ti potrebbe interessare.